Benvenuti a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla Redazione di Italia 7. Ultima seduta dell'organo legislativo regionale in settimana, che è stata una vera e propria seduta a fiume, durata più giorni, terminata con l'approvazione della manovra di bilancio e di una serie di provvedimenti economici per il triennio 2023-2025. Al termine di una vera e propria maratona durata tre giorni, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la manovra 2023-2025, che comprende il bilancio di previsione 2023-2025, la legge di stabilità per il 2023 e, collegato, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza per l'anno che verrà. Hanno votato a favore i gruppi del Partito Democratico ed Italia Viva, contrari invece i gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani un bilancio che tiene conto della situazione di estrema incertezza nella quale si trova la nostra regione come del resto il nostro paese, tutto il panorama internazionale, sia per le vicende che riguardano la politica internazionale sia per il caro energia. Una situazione quindi complessa che però ha spinto la regione Toscana a voler approvare nei termini la manovra di bilancio e questa legislazione vigente quando ancora non è stata approvata la manovra finanziaria a livello statale. Una scelta che si è voluto fare proprio per evitare l'esercizio provvisorio e quindi l'impossibilità da parte della Regione di dare alcune puntuali risposte a interventi di cui il territorio regionale ha assoluta necessità proprio a partire dal 1 gennaio del 2023. Ma un atto importante nel quale Terra Viva è stata protagonista dell'approvazione dell'atto più importante de della Giunta regionale il Consiglio approva un bilancio che mette risorse importanti per le infrastrutture scolastiche, per la cultura. Per gli invasi, per i comuni, tante questioni che vengono affrontate: asili gratis per i bambini in famiglie fino a 35 mila euro, risorse per famiglie che hanno dei minori disabili, risorse aggiuntive per RSA e RSD. Una manovra che è sociale, che è economica, che alla fine si chiude non aumentando le tasse, così come Te la Viva aveva chiesto, non viene aumentato il bollo, non vengono aumentate le addizionali IRPEF e soprattutto i comuni trovano risposte importanti, penso a dei comuni che avevano sollecitato interventi storici, penso a Marradi dove si può fare lo svuotamento di un invaso, penso a Bagnaripo rispetto a interventi infrastrutturali. Penso anche a in Inchianti rispetto alle iniziative finalizzate allo sport e nel contempo altri comuni come Mulazzo, altri comuni importanti ovviamente come Pistoia ma nello stesso tempo anche realtà importanti nell'area di Pistoia, nell'area di Pisa, un intervento che abbiamo chiesto con forza a Ponsacco rispetto a una soluzione di problematiche di carattere abitativo e poi risposte infrastrutturali che vanno per tutta la Toscana in termini culturali e sociali. Credo un bilancio positivo che consolida la maggioranza di governo. PD Televiva hanno ritrovato un accordo nel metodo del lavoro, un sostegno al Presidente Gianni per arrivare a metà mandato più forti di come siamo entrati in questa esperienza. Nel corso delle operazioni di voto sono stati approvati anche una serie di emendamenti presentati sia dalla maggioranza che dalle opposizioni. Inizialmente le opposizioni avevano lamentato il poco tempo a disposizione per esaminare il corposo materiale da passare al vaglio. Il commento è presto fatto, un documento di 760 pagine, un documento economico-finanziario, consegnato al Consiglio una settimana prima della discussione in aula, con un accavallarsi di commissioni che ha reso praticamente impossibile ogni approfondimento. E questo anche perché sia il Presidente del Consiglio... Che è assessore anche al bilancio e gli altri assessori hanno mancato di farci avere tutte, eh, tutta la, eh, diciamo, la spiegazione politica di come era stato impostato questo documento di finanza. Hanno lasciato i funzionari a spiegarci degli aspetti tecnici. Se poi andiamo a guardare i contenuti, tralasciando il metodo, andiamo a vedere che si tratta di una riproposizione di vecchi progetti che si trascinano da anni e che vengono spostati di anno in anno con l'aggiunta dei bollini colorati, dei goals dell'agenda 2030 dell'Unione Europea come a fare una sorta di maquillage per far vedere che in realtà seguiamo quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea. Ad una lettura appena più attenta si vede in realtà che la Regione Toscana ancora naviga a vista su quasi tutti i fronti. Siccome facciamo i consiglieri regionali e quindi siamo pagati con i soldi dei cittadini per svolgere il nostro lavoro, a me hanno insegnato che quando ti pagano per fare un lavoro è tuo compito il lavoro farlo nelle migliori nella migliore maniera possibile, noi chiediamo questo: di poter lavorare. Se viene consegnato un bilancio triennale, che per chi ci ascolta sono quattro libri alti in questa maniera, è lunedì pomeriggio alle 15.30 e si pretende di votarlo il martedì mattina alle 9, evidentemente devi votare sì o no sulla fiducia, appunto. E quando l'abbiamo fatto notare la maggioranza ci ha risposto candidamente che è così, perché loro tanto il contenuto del bilancio già lo conoscono da tempo. Siccome noi non lo conosciamo, io chiedo che quando voto qualcosa voglio sapere... Cosa c'è scritto all'interno? Questo è un bilancio, va detto in maniera estremamente chiara, che se fosse un'azienda privata decreterebbe il fallimento dell'azienda. E noi decretiamo il fallimento politico della Giunta Giani, del centrosinistra, il fallimento di un bilancio che è retto soltanto grazie ad un elemento, il payback. Pensate che il tetto di spesa della Regione Toscana dal 2015 al 2018 ha superato la soglia consentita dal governo di oltre 850 milioni di euro e le aziende con il payback la regione gli chiede entro 30 giorni di rendere 490 milioni di euro. È questo il bilancio della Regione Toscana. Dentro il bilancio non c'è una linea di indirizzo programmatica che guarda la Toscana del futuro, che sostiene le nostre imprese, che sostiene le famiglie. Noi siamo disposti anche a concludere la nostra battaglia con la miriade di emendamenti e ordini del giorno che abbiamo presentato. Soltanto che oltre all'attenzione ulteriore verso i disabili, Maggiani faccia un'ammenda un e dica al Consiglio regionale che da oggi in poi il lavoro del Consiglio sarà nel rispetto delle regole, nel rispetto e in garanzia soprattutto delle opposizioni, altrimenti continueremo la nostra battaglia. Lo scoglio del bilancio di complessivi quasi 9 miliardi di euro è stato votato con 37 emendamenti a firma del Presidente della Giunta Eugenio Giani e il ritiro di un emendamento della Lega. Oggi c'è bisogno di dare un segnale concreto, ecco perché eh, diciamo, tra le migliaia di emendamenti dei miei colleghi ho preferito focalizzarmi su tre situazioni che ritengo importanti. La prima è eh, sicuramente quella di dare sostegno ai comuni, eh, a quei comuni intermedi. Fino a 20.000 abitanti, che oggi, allo stesso modo dei piccoli comuni, necessitano di un sostegno approfondito sul fronte degli investimenti. Dall'altro, ripropongo un tema che ho sostenuto già con forza, che sono i 9 milioni derivanti dall'aumento sostanzialmente del bollo auto, che io insisto vengono poi destinati all'efficientamento delle imprese. Questi sono i temi su cui diciamo, intendo lavorare e cercare di capire se ci può essere una convergenza ampia in Consiglio regionale. Tra le novità anche quella dell'acquisizione di alcuni edifici di pregio delle terme di Montecatini, il tutto andrà inserito in un piano di rilancio non solo della città termale in provincia di Pistoia, ma anche del marchio Terre di Toscana, però quest'ultimo provvedimento ovviamente è con vista 2023. Via libera dal Consiglio regionale all'acquisizione di alcuni immobili di pregio storico architettonico di Montecatini Terme. Si tratta delle Terme Tettuccio, Terme Regina e Terme Excelsior, di proprietà della società Terme di Montecatini SPA. Hanno votato a favore tutti i gruppi consigliari, con l'eccezione del gruppo misto Toscana Domani. Che ha espresso voto di astensione. È una legge che dà mandato alla Giunta regionale di procedere con l'acquisto dei beni Tettuccio, Regina ed Excelsior come beni identitari storici eh, della città e non solo, eh, patrimonio dell'UNESCO per quanto riguarda il termalismo e soprattutto destinati ad un progetto di valorizzazione culturale al quale il Presidente sta già lavorando. Credo che questa sia la svolta per la città di Montecatini, sia per assicurare. Come abbiamo sempre affermato, la necessità che quel patrimonio, così di alto valore, sia assicurato alla proprietà pubblica e quindi alla fruibilità di tutti i cittadini, sia la possibilità di sviluppare appunto una nuova progettualità che consenta, in un momento ancora di crisi del turismo termale, di poter puntare su assi culturali sulle quali sicuramente il territorio ha molto da spendere. La Regione approva intanto un atto di indirizzo importante che trova la mia firma, dove le terme di Toscana tornano baricenti rispetto alle politiche dell'Agire Toscano. E nei prossimi tre mesi, approvando un piano regionale di, di sviluppo, troveremo il concetto di terme di Toscana che più volte ho sollecitato. E Nel contempo una prima misura che va in questo caso specifico su Montecatini con risorse importanti di 16 milioni per arrivare a fare un intervento di carattere culturale su degli immobili che diventeranno di proprietà della regione se la nostra proposta potrà, verrà accettata. Nel contempo su Chianciano progetti di riqualificazione e rivitalizzazione urbana rispetto al liberare degli spazi urbani nella città con delle risorse che verranno finanziate nel corso dell'anno. Due impegni uno già. A bilancio, l'altro un impegno assunto dal Consiglio regionale, credo che due interventi in città termali così importanti si aspettavano da molti anni. Nei piani della Regione è quello del rilancio dello storico stabilimento termale in provincia di Pistoia, che passa anche attraverso iniziative culturali da portare all'interno degli edifici acquisiti. Come sapete c'è un concordato in corso e quindi la Regione acquisterà dal concordato. Io ringrazio l'assessore Scioffo perché ha lavorato veramente in maniera. Alacre a, a questa questione e speriamo di farcela perché Montecatini non è solo Terme, ma è anche UNESCO e quindi va salvaguardata sicuramente, insieme ai suoi stabilimenti. È stato un premio all'insegna della sostenibilità ambientale, l'edizione 2022 del premio Innovazione Toscana. Scopriamo assieme i vincitori. Sono stati i temi della sostenibilità ambientale, tra gli altri, a caratterizzare i progetti vincitori delle varie categorie del Premio Innovazione Toscana 2022, il progetto istituito con legge nel 2015 per promuovere le idee ed esperienze imprenditoriali di successo per il rafforzamento delle radici e della filiere locali, promosso dal Consiglio regionale, da Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana. Una di quelle iniziative da ripetere, eh, mandare un messaggio forte, potente alle ragazze e ai ragazzi eh, che noi ci siamo, che la regione cammina al loro fianco, al fianco di chi scommette sul futuro, al fianco di chi costruisce innovazione. Lo vado ripetendo da un po' di tempo, noi viviamo in una regione dalla bellezza unica di arte, di storia, di cultura, le cui radici profonde la rendono una delle regioni più belle al mondo, ma noi siamo anche una regione terra di... Di scienza, di ricerca e allora compito delle istituzioni è mandare questo messaggio potentissimo, investire sui giovani, investire sulla ricerca vuol dire investire sul futuro ed è quello che noi vogliamo portare avanti. Un'edizione davvero entusiasmante che ha portato alla luce progetti di estrema qualità e soprattutto di importanza per il futuro, che è un futuro incerto in questo momento, e progetti che vedono al loro interno tematiche straordinarie come l'innovazione, la digitalizzazione, la tecnologia e soprattutto la transizione ecologica ed energetica che quindi rendono l'idea di quanto la Toscana sia capace di essere terra di innovazione dove l'innovazione davvero può attecchire e crescere e svilupparsi. Nove le aziende premiate nel corso della cerimonia che si è svolta nella sala del gonfalone di Palazzo del Pegaso. Nella categoria premio brevetti il primo premio è stato assegnato alla Bagnoli Davide Officina Meccanica di Barberina e Tavernelle in provincia di Firenze. Al secondo posto la Coltree Green SRL di Marradi. Nella categoria premio Ricerca, Sviluppo e Innovazione Digitale si è affermato il progetto della Hightech SRL di Marina di Massa, davanti a quello della Flowpay SRL di Campi Bisenzio. Nella categoria premio Transizione Ecologica ed Energetica ha vinto il progetto della MOIUS di Livorno, davanti a quella delle Antiche Mura di Empoli. Nella categoria premio Startup Innovative, il primo posto è stato assegnato alla Next Generation Robotics di Pisa, il secondo alla Smart Way di Montreal. Pulciano, nel Senese. Alla Enco SRL di Firenze, infine, è stato assegnato il premio Giovani. A questo si aggiunge la menzione speciale della KIPET di Casalguidi, Serravalle Pistoiese. Un successo, come al solito. Quando il pubblico e il privato si mettono insieme e fanno le cose fatte bene, oggi siamo a testimoniarlo. Quindi, noi stimoliamo ovviamente la domanda da parte dei, dei giovani e delle imprese per fare innovazione. Il In nostro paese ha bisogno di innovazione, quindi, siamo felici oggi di premiare premio. Diverse aziende, indipendentemente dalla grandezza, e siamo veramente felici. Si chiama poi Amerigo Vespucci, quindi, noi siamo a scoprire talenti, il nome stesso si capisce a cosa serviamo. Abbiamo molto lavorato in queste ultime settimane per verificare e valutare i premi che sono stati selezionati, che hanno partecipato a questo importante riconoscimento, e devo dire che è molto bello vedere quanto dinamismo e quanto. Quanta voglia di, di innovazione c'è nella nostra regione, quindi è stata un'esperienza per noi sicuramente molto nutriente e anche piena di speranze e di prospettiva perché sappiamo che sui temi dell'innovazione si gioca lo sviluppo e si gioca il futuro della nostra regione. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima puntata.